Lorenzo Squizzi, nuovamente in Ossola dopo la splendida giornata in cui avevi salutato amici e tifosi a Villa d'Ossola, altra serata qui a Pieve Vergonte, questa volta per parlare di calcio, di passione, diciamo allora dal calcio giocato al calcio raccontato adesso. Sì, il calcio giocato è finito pochi mesi fa e adesso è anche piacevole ritornare al passato da dove ho iniziato, per poter anche raccontare quello che è stato il mio percorso, un percorso lungo, molto ricco di soddisfazioni, con passaggi come la vita e lo sport insegna, di difficoltà ma anche di grandi gioie, e credo che sia piacevole poterlo raccontare anche alle nuove leve che incominciano questa avventura. Anche perché l'entusiasmo, tu mi insegni, è un po' la molla che fa scattare quella voglia di fare un passo in più nel momento che devi fare un sacrificio, perché il calcio è un divertimento, è un gioco, ma è comunque un sacrificio, crea dei problemi quando bisogna superare certe difficoltà. La passione raccontata da uno che del calcio ha fatto il proprio lavoro, ma la propria passione di una vita, sicuramente è importante per questi ragazzini. Assolutamente, io penso che se metto a fuoco due tempi fondamentali della mia carriera, che è quello dell'adolescenza, dove c'erano tante tentazioni, perché credo che un ragazzo giovane abbia voglia anche di divertirsi e magari di lasciarsi andare a nuove emozioni, la passione mi ha spinto tante volte a sacrificarmi perché sapevo che cosa volevo ottenere, e la stessa passione credo mi ha fatto arrivare fino a 40 anni a giocare, perché l'ho sempre mantenuta intatto, ho sempre avuto un grandissimo entusiasmo nel mio lavoro e ho sempre amato quello che facevo, e quello mi spingeva a farlo nel sacrificio, ma rendendo molto dolce il sacrificio che facevo. Può sembrare un paradosso, una sviolinata magari, però io credo che nel calcio di oggi, in cui si parla tanto di diritti TV, di soldi, di stelle, sono le persone come te, e ripeto, non lo faccio per fare una sviolinata, ma perché oltre a te conosco altre persone, in Ossola abbiamo anche Alessandro Bernardini e Alessandro Bastrini, ed è parlando con loro, come con te ora, ascoltando la loro passione, il modo in cui la trasmettono, che credo che questi ragazzi possano veramente capire quale sia l'essenza del calcio. Sì, la televisione, diciamo, ha fatto il bene economico del calcio, probabilmente con i diritti TV, però spesso fa il male per quanto riguarda, insomma, le notizie che vengono date. Persone come me, come Bernardini, ce ne sono veramente tante nel mondo del calcio, però fa poca notizia, e credo che alla fine comunque i valori che ci sono all'interno di uno di noi fanno la differenza nel percorso che ci sarà da affrontare. Ho avuto la fortuna, quando ero alla Juri, di giocare insieme a campioni importanti, campioni veri. Io ero, diciamo, un elemento che stava accanto ai campioni, e ho capito cosa vuol dire essere un campione. Parlo di Roberto Baggio, Gianluca Vialli, Angelo Peruzzi, lo stesso allenatore della nazionale Antonio Conte. Ho capito che cosa voleva dire essere un campione, perché oltre ad avere il talento, che quello è una cosa innaturale che si può alimentare, però credo che ognuno abbia i propri limiti, e quindi c'è chi ha la fortuna di avere queste grosse qualità, ma ha l'intelligenza di saperle sfruttare. Il campione è quello. Una parentesi, poi ti lascio la serata, ti stanno aspettando, su quello che è la tua vita oggi. Mi raccontavi poc'anzi, io ero rimasto appunto al fatto che tu ti occupassi del portiere del settore giovanile, invece mi raccontavi che hai avuto un aumento di lavoro, diciamo, ti occupi anche dei portieri della prima squadra. Quanto ti coinvolge nell'arco della giornata questo lavoro, al di là di emotivamente, quanto ti fa mancare meno il calcio giocato? Io devo essere onesto, il calcio giocato non mi è mai mancato tanto, perché forse ho capito che era arrivato il momento che dovevo iniziare a fare altro. Sono diventato grande ed era giusto che affrontavo anche il mio futuro cercando di costruirmi un qualcosa di diverso.
Ho iniziato, sì, diciamo che in 5 mesi ho fatto 3 lavori simili ma diversi. Sono partito da calciatore pensando di fare l'ultimo anno da calciatore e speravo di farlo anche perché ero il giocatore più anziano della Serie A e quindi sarebbe stato magari un record stagionale. A distanza di 1 mese comunque ho capito, grazie anche alla società, che mi avrebbero dato un'opportunità importante, che era quella di fare responsabile di tutti i portieri del settore giovanile, occasione che ho colto perché credo che ci sono i momenti in cui bisogna sapere anche leggere le situazioni e cogliere il treno che sta passando. E la coincidenza della sfortunata avventura di Corini e il subentro di Maran mi hanno dato l'opportunità di ricalarmi nella realtà che avevo appena lasciato e allenare i portieri di Serie A. Mi coinvolge tantissimo, il distacco non l'ho sentito perché faccio comunque quello che facevo prima, soltanto con una prospettiva diversa, cioè quindi guardo la porta di fronte invece che averla alle spalle. Ma le soddisfazioni che mi hanno dato i 2 mesi, i ragazzi quando li ho nati e i professionisti, mi stanno veramente regalando tanto. Un'ultima domanda, poi ti lascio andare davvero. È arrivato tuo fratello, mi è venuto in mente che l'anno scorso fine stagione l'avevo martellato dicendogli beccami Lorenzo, mi ero testardito, volevo fare un'intervista a 3, perché l'anno scorso l'ultima di campionato, se non erro, o la penultima, credo l'ultima, contemporaneamente 3 giocatori ossolani hanno giocato l'ultima di campionato in Serie A, credo che sia stato un record o qualcosa di simile. Secondo te questa terra cosa manca al di là delle strutture o del talento innato di cui parlavi prima? Manca proprio una base per poter crescere qualche giovane in più che si affacci al professionismo o è solo questione di magari di fortuna, di periodi? La sapevi questo particolare? Avevi notato questo particolare dei 3 ossolani? Siamo in 2, il terzo non... C'era, aveva giocato... E Bastrini, l'ultimo campionato col Cagliari, ha giocato Juventus-Cagliari. Sì, vabbè, io penso che abbiamo fatto un record perché nella stessa partita hanno giocato nella stessa formazione 2 ossolani insieme e credo che sia una cosa abbastanza rara. Spero possa ripetersi in futuro e che ce ne siano anche di più. Io credo che la passione, sentendo anche parlando con Maurizio, con mio fratello e con tante altre persone che insomma vivono quotidianamente l'ossola, non è mai mancata. Sin da quando c'ero io c'è sempre stata gente che ha voglia di portare il calcio, che ha voglia di trasmettere questa passione. Probabilmente una delle cose fondamentali, credo che bisogna creare delle opportunità e l'opportunità si crea probabilmente anche con dei contatti, con dei rapporti anche con delle squadre professionistiche che possono collaborare con l'ossola, perché credo che siamo un paese un po' chiuso, stretto come territorio e probabilmente è proprio l'opportunità che tante volte manca per dare la possibilità a questi giovani di fare il salto. Incentivare quello che oggi chiamano lo scouting. Esatto, o comunque aumentare magari la collaborazione con squadre professionistiche che di scouting ne fanno di professione quotidiana. Grazie, in bocca al lupo per il tuo lavoro e grazie ancora per questa serata. Grazie mille, ciao a tutti.